Buongiorno, mi chiamo Marisa Cottini, ho un'azienda agricola di allevamento e produzione di formaggi caprini. Ho un'attività che è iniziata nel 2002, produco i formaggi a latte crudo con l'intento, quando abbiamo iniziato, di proseguire un'attività che dopo anni di passione solo con l'allevamento degli animali abbiamo voluto aprire e continuare una tradizione della latteria turnaria per Mosello. L'attività dell'allevatore non è molto semplice, ci vuole molta passione e sacrifici perché le ore sono tantissime. Chi si occupa la parte della stalla e chi si occupa la parte del caseificio, le attività sono diverse e i tempi di lavorazione portano via tanto. Abbiamo iniziato nel 2002 questa attività per cercare di mantenere una tradizione del formaggio caprino, che è stato nei secoli una fonte di alimentazione per le povere persone contadine, perché l'animale della capra produceva anche poco latte, però mangiava anche poco e si riusciva a mantenere anche tutta la famiglia con il poco latte. Nel corso degli anni, oltre alla caciotta tradizionale, abbiamo abbinato e trasformato formaggi diversi, dalla ricotta al caprino lattico, crescenza e una lavorazione che è simile al taleggio. Questa passione ti può dare tante soddisfazioni, perché se la persona che ti viene a comprare il formaggio è contenta del tuo prodotto, sei contenta del tuo lavoro che stai facendo. Però ci sono molte difficoltà in questi ultimi periodi, perché se le aziende che comprano il latte e te lo pagano pochi centesimi, il piccolo produttore o anche la grossa azienda farà fatica a mantenere i costi di produzione. Nell'immediato futuro non penso di aumentare la produzione, perché voglio mantenere una qualità del mio prodotto.